pellegrinaggio che avevamo fatto dalla Madonna del Sasso ad Einsiedeln, è stato un elemento che ha ispirato questa nuova iniziativa, cioè di fare un pellegrinaggio dalla Madonna del Sasso questa volta alla tomba di San Nicolao, patrono della Svizzera. È nata, diciamo, più recentemente, 3 anni fa, quando con un amico cappuccino ci siamo messi d'accordo di mettere questo desiderio in preghiera e vedere quando si sarebbe realizzato, perché avevamo il desiderio, un desiderio impellente di pregare per il nostro paese. San Nicolao e mi ha sempre colpito molto questa convivenza tra l'uomo politico, il giudice, il padre di famiglia e poi soprattutto l'eremita che è andato a fare l'eremita perché è preoccupato per la salvezza della propria anima e poi è diventato invece un intercessore per la nostra patria. Quando l'anno scorso, durante il pellegrinaggio di Massagno, parlando con un amico, ci siamo resi conto che nel 2017 ricorrevano i 600 anni dalla nascita di San Nicolao, c'è stata l'esigenza di accelerare i tempi e la decisione di organizzarlo nel 2017 era presa. Così, parlando con chi aveva già partecipato al pellegrinaggio del 2001 ad Einsiedeln, un sacerdote amico, che ho conosciuto in quell'occasione, mi ha presentato proprio un pellegrino doc che ha disegnato e promosso questo percorso dalla Madonna del Sasso al Ranft, a Sachsen, come percorso di collegamento al Cammino di Santiago. E così si è formato un comitato con alcuni che avevano già organizzato il pellegrinaggio del 2001 e questo pellegrino doc. E così è partito questo comitato che si è ritrovato molto frequentemente in questi mesi e ha dato corpo a questa iniziativa. È un'esperienza religioso-politica in sintonia con il nostro patrono, che è sempre stato presente nei momenti cruciali della storia della Svizzera, perché invocato dagli svizzeri. Ci sono diversi episodi che sono riportati ancora nel corso della sua vita, ma poi anche dopo. Pensiamo alla Seconda Guerra Mondiale, pensiamo a tutte le cappelle devozionali che sono sorte alla fine della Seconda Guerra Mondiale, proprio perché la popolazione era consapevole della protezione che la sua intercessione ci ha procurato. È un pellegrinaggio innanzitutto di ringraziamento, sì, per il tempo di pace e di benessere che abbiamo vissuto da parecchio tempo a questa parte. Mi viene in mente il pellegrino russo, cioè questa ricerca in fondo di una comunione con Dio, in parte nella solitudine, ma anche così nel lasciarsi sorprendere da quello che il cammino ci può far incontrare, sia a livello di paesaggi, ma anche e soprattutto a livello di persone. Perché appunto camminare ci permette di dare un ritmo alla nostra preghiera, al nostro dialogo interiore con il Signore. Ed è un ritmo a misura d'uomo. Questo pellegrinaggio inizierà il 27 di luglio, perché abbiamo cercato di suddividere i 208 chilometri che separano la Madonna del Sasso a Sachsen in tappe percorribili anche per coloro che magari non sono abituati a camminare, che non sono pellegrini doc. È proprio per estendere questa esperienza a tutti coloro che si sentono chiamati a pregare per la Svizzera. Quindi sono 10 tappe e abbiamo voluto essere il 1° agosto sul San Gottardo con il Vescovo. Quindi abbiamo calcolato prima e dopo in maniera di essere quel giorno tutti assieme con lui.
Arriveremo sabato 5 agosto a Sachsen. Abbiamo chiesto al Vescovo di accompagnarci negli ultimi tratti di questo pellegrinaggio e credo che ci stia pensando. Quelli che possono partecipare quanti saranno? Allora, inizialmente abbiamo posto un limite di 30, poi ci siamo resi conto che nella gran parte dei luoghi dove dormiremo i posti sono superiori, per cui direi che in questo momento non vogliamo porre dei limiti, tanto più che qualcuno potrebbe anche partecipare soltanto a una o più tappe. Se cammina soltanto non deve neanche annunciarsi, può presentarsi alla partenza e gli orari sono nella locandina che abbiamo inviato a tutte le parrocchie della diocesi. Ci sono gli orari delle partenze, gli orari delle messe e così uno può presentarsi alla partenza. Se invece vuole dormire perché vuole fare due o più tappe con noi, allora deve iscriversi e trova le indicazioni sulla locandina. Sì. Proprio perché vogliamo, come dire, estendere questa intercessione a tutti coloro che vogliono parteciparvi e che tutti coloro che condividono, diciamo, questo obiettivo, uno può partecipare anche da casa, per esempio pregando tutti i giorni, avendo davanti agli occhi il programma del pellegrinaggio e pregando per queste intenzioni, oppure anche partecipare con un piccolo contributo finanziario che ci permetterebbe di coprire quelle spese collaterali che non rientrano prettamente nella logistica, cioè la notte, la colazione e la cena.